Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. C'è uno sfondo diverso, è vero? Perché questo sfondo mi piace. Vorrei sapere la vostra, se preferite questo o la libreria. A me questo mi piace con le chitarre che si vedono. Praticamente qui sono alla scrivania, la libreria è di là. Però oggi stavo registrando delle lezioni gratuite su Instagram che vi invito a scaricare. C'è il link in descrizione, è un corso gratuito completo, 10 lezioni, 9 video più un PDF. Tutto su Instagram con, diciamo, nell'ottica del musicista, quindi tutto incentrato sulla musica. Perché stiamo facendo un corso con Luca Sammartino di 0371 Music Press che si chiama Instagram Music Go, che è una cosa, infatti lui proprio è specializzato, tratterà tutte le app per editare i post, per creare storie coinvolgenti, tutte le automazioni, tutto, come postare correttamente, cioè è una roba incredibile. Saranno più di 35 lezioni, poi ci sarà il gruppo privato. Questo è Instagram Music Go. Se vi registrate nel link che vi lascio in descrizione, avete tutte le informazioni quando il corso uscirà, quello bello corposo, gigante, completo, che in continuo aggiornamento sarà sempre aggiornato. Però riceverete anche questo gratuito, 10 lezioni gratis per entrare in questo mondo, per capire come postare correttamente, come fare storie che coinvolgono, come mettere la musica nelle storie, come mettere la musica di SoundCloud. C'è tutto quello anche che abbiamo trattato nei video qui pubblici sul canale e tutto più approfondito. È un corso veramente completo che soltanto anche quello gratuito vi potrebbe veramente far crescere su Instagram, perché acquisirete, non so se si dice così, comunque avrete una consapevolezza maggiore e una conoscenza dello strumento, quindi lo saprete usare meglio e quindi saprete appunto quali sono quelle cose che fanno crescere l'account, e se cresce l'account cresce anche la visibilità, e se cresce la visibilità del vostro account ovviamente cresce la visibilità della vostra musica e le opportunità per suonare. E quindi poi ovvio vi consiglio il corso completo, perché lì poi ci è spiegato tutto, come appunto anche avere a trovare date attraverso Instagram, oppure come, e anche per addetti ai lavori, quindi anche che c'è tutta una parte su come trovare clienti per uno studio di registrazione. Ragazzi, è una bomba incredibile. Vi lascio il link in descrizione per il corso gratuito, le prime 10 lezioni gratuite. Scaricatelo perché è una bomba. E in più restate aggiornati sul corso grosso, principale. Ci saranno 3 giorni di offerta, quindi sarà un prezzo molto molto accessibile, come sempre succede nei miei corsi. Quindi lasciate questa mail nel link in descrizione, avete un sacco di materiale gratuito e rimanete aggiornati su questo meraviglioso mondo di Instagram, che è un'opportunità per i musicisti. Se avete cliccato qui, e ora non so se mi sono perso, comunque dicevo che ho registrato queste lezioni su questo sfondo e questo sfondo mi è piaciuto, e quindi ho detto ora faccio il video pubblico qui. E ditemi che ne pensate, se vi piace questo o la libreria. A me mi stuzzica questa location. Comunque, se avete cliccato qui per il titolo, no? Il segreto per crescere su Instagram. È una domanda che, cioè, è un titolo che attrae, lo so, attrae click. Il trucco, il segreto. Perché tutti vogliono avere la scorciatoia, tutti vogliono avere, diciamo, vogliono arrivare subito al risultato. Purtroppo però il segreto per crescere su Instagram è il solito e classico segreto che vale per tutte le cose, vale per tutti i progetti che abbiamo, qualsiasi cosa che vogliamo lanciare. Il segreto per riuscire è la costanza, ok? Bisogna essere costanti, postare ogni giorno una foto fatta bene, fare storie tutti i giorni. Se noi non facciamo queste cose, poi possiamo attivare tutti i bot, le automazioni che vogliamo, addirittura comprare follower, ma sarà tutto inutile, perché l'account Instagram non sarà soltanto un profilo con dei follower, con un numero elevato di follower, ma in realtà è molto più di questo, e voi dovete capire che c'è molto di più dietro, ok? Non c'è bisogno di avere tantissimi follower, ok? Ma quello che dovete, su cui bisogna puntare, è sulla relazione col follower, ok? Noi bastano anche soltanto 1000 fan che ci seguono, true fan, come dicono gli esperti, cioè fan veri, ok? Che spendono magari, che ci seguono e quindi comprano tutto quello che facciamo e ci seguono. E ce le abbiamo lì sul nostro account, e con Instagram possiamo informarli, tenerli legati a noi, e poi possiamo aumentare anche questi fan, possono diventare 2000, 3000. Però
dobbiamo puntarci sulla qualità della relazione, non sulla quantità delle relazioni, ok? E per avere una, diciamo, qualità della relazione, bisogna avere un rapporto costante tutti i giorni con il nostro pubblico, che è questo il segreto per crescere su Instagram e per avere una crescita che poi ha senso, serve e si traduce in opportunità per la nostra musica, per il nostro progetto. Quando pubblichiamo un disco, si deve tradurre nell'acquisto del disco. Quando cerchiamo una data, si traduce nel riuscire a trovare una data, ok? E questo è tutto questo quello che Instagram può fare per noi. Quindi il segreto è la costanza, postare ogni giorno, fare storie tutti i giorni. Se volete sapere, approfondire tutto questo, imparare a fare post in maniera che coinvolgano di più, fare post in maniera corretta, capire quale tipologia di post funziona di più, capire come fare storie che tengono incollato, diciamo, il follower a noi, che ogni giorno lo ritroviamo lì, che ci segue, che ci guarda. Bene, c'è proprio il corso, le 10 lezioni di cui vi parlavo prima, che sono gratuite, spiegano tutte queste cose. Quindi vi aspetto dall'altra parte. Scaricate, lasciate la mail, vi arriva tutto via email e accederete a questi video. E così potremo approfondire questi argomenti. Però il segreto per vivere di musica non c'entra niente. Questo è il segreto per crescere su Instagram, è la costanza. Lasciate la vostra mail, scaricate il corso, così ci vediamo dall'altra parte e vi spiego meglio tutto quanto.